Castelnuovo Cilento, al centro del mondo grazie a Charles G. Douglas, già giudice della Corte Suprema del New Hampshire negli Stati Uniti, che il 9 agosto ha presentato proprio nel piccolo borgo cilentano il suo libro Philadelphia's King of Little Italy, scritto sull'epopea del trisavolo Carmine Carlo Antonio Baldi. Charles è inoltre cugino della nota cantante americana Taylor Swift, che probabilmente sarà a Castelnuovo Cilento il prossimo anno, nel 2024, per conoscere la terra dei suoi discendenti. La serata è stata organizzata dall'editore Giuseppe Galzerano, l'autorevole storico cilentano che è stato il collante della manifestazione e corrispondente di Douglas. Era presente inoltre il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, che ha patrocinato l'evento, il presidente della Proloco, Attilio Leoni, e la giornalista Marina Galzerano. Qual è la forza e il legame che l'ha spinto a venire in Italia? Perché a un certo punto una persona sente questo richiamo? La forza è stata di voler camminare per le strade che il suo antenato camminava e che ha capito, facendo la ricerca per questo libro, che questa persona non è che solo partito da qui per andare negli Stati Uniti. Ha lasciato il Cilento, ma tornava spesso per trovare la famiglia e non ha mai dimenticato il Cilento, il Castelnuovo. E qual è stata l'idea che l'ha spinto appunto a scrivere poi questo bel libro, Philadelphia Kings of Little Italy, giusto? Per lui e la sua nonna, che era la figlia di Carmine Antonio Baldi, le raccontava tante storie e suo padre anche le raccontava cose, ma non erano fondate in documenti. Perciò il cugino Douglas Swift le ha mandato un faldone di informazioni di giornali e allora lui si è messo a fare la ricerca. Mr. Douglas, ha mai pensato di vendere la storia e farne un film? Perché ha tutte le qualità, secondo me, questa storia di poter essere filmata. Dice che le piacerebbe moltissimo che ci facesse un film, che non conosce nessuno che li fa in questo momento, ma che le piacerebbe tanto che Al Pacino o Robert De Niro facessero o forse tu puoi fare il Carmine. Mr. Douglas, per finire, qual è il suo rapporto con Taylor Swift? She is my second cousin. È la sua seconda cugina. Her father is my first cousin. Suo papà è suo primo cugino. Scott Swift. And his brother, older brother, Douglas Swift, whose actually his middle name is Baldy. So it's Douglas Baldy Swift. He helped me write the book. Suo fratello maggiore, che si chiama Baldi, e lui si chiama Douglas Baldi Swift. Quante probabilità ci sono che lei venga qui? Che quando finirà il concerto, il tour, lei può riposare, le piacerebbe molto venire. Io avevo fatto un articolo su di loro, sulle poche notizie che ero riuscito ad avere. Glielo mandai, riuscii attraverso una mia cugina di parte materna che vive a Filadelfia ad avere nello spazio di mezz'ora in un'email. Lei mi rispose dopo mezz'ora, dice non ho bisogno di cercare perché sono conosciuti qui, e mi mandò il telefono, l'email, l'indirizzo, che erano cose pubbliche. E subito dopo io scrissi a questo Victor Baldi e mi rispose, gli dicevo del mio articolo e gli chiedevo una foto dei suoi antenati di Castelnuovo, e mi mandò la foto di Vito Baldi con Rosa Baldi che abbiamo a Castelnuovo, una foto del 1881. La memoria è fondamentale, la memoria di questi nostri cittadini che sono andati in America. I progenitori di Taylor Swift sono, al di là dell'importanza di questa pop star, però indubbiamente la memoria e l'anima
di tutti quanti noi. Senza le nostre radici noi non sappiamo bene chi siamo, invece conoscendo bene da dove veniamo, chi siamo, con questi antenati, noi tutti possiamo dire con più forza, possiamo avere più speranza nel futuro. Ancora di più importante, scusatemi, il legame con gli americani, con l'America, che rimane fondamentale. A Charles Douglas, cittadino emerito degli Stati Uniti d'America, con le radici a Castelnuovo Cilento, Salerno. Prologo Castelnuovo Cilento, Galzerano Editore. Castelnuovo Cilento, 9 agosto 2023.